Buonasera, ben ritrovati. Torna Lunedì Sport, anche seconda edizione speciale, un'edizione estiva, tra l'altro in onda alle ore 21. Come consueto ormai da anni, le prime puntate sono quelle legate un po' anche al periodo di ferie, ma nonostante i campionati di Serie A e B abbiano avuto inizio a cavallo di Ferragosto, non abbiamo voluto lasciare i nostri telespettatori, i tifosi spallini, fedelissimi bianco-azzurri, senza le notizie di casa Spal, senza i commenti relativi al campionato della formazione ferrarese, che purtroppo, ahi noi, ha avuto inizio con una sconfitta. Tutti ci aspettavamo che la squadra di Roberto Venturato potesse esordire alla mazza con un risultato positivo, anche alla luce del successo in Coppa Italia. In Poli invece le cose sono andate in tutt'altro modo. La regina di Pippo Inzaghi si è, dobbiamo sottolinearlo, meritatamente imposta per 3-1. Per oltre un'ora ha dominato la contesa, è passato in vantaggio sul finire primo tempo, ma si è visto per tutta la prima frazione di gioco quanto i calabresi fossero disposti meglio in campo rispetto ai giocatori della Spal. Il 4-3-3 di Pippo Inzaghi ha avuto la meglio sul 4-3-1-2 di Roberto Venturato. Quindi nulla da eccepire sulla legittimità della vittoria della regina. Ci sono state tante situazioni che non hanno convinto, a partire dalle scelte proprio dell'allenatore della formazione biancoazzurra, per passare anche attraverso le prestazioni dei giocatori che il tecnico della Spal ha schierato. Fatto sta che siamo qui a commentare una sconfitta. Ancora una volta la Spal ha incontrato difficoltà al Paolo Mazza, nonostante la grande spinta dei tifosi. Pensate, erano in oltre 7.000 presenti a seguire il debutto domenica al Paolo Mazza. L'incitamento non è mancato dal primo all'ultimo minuto, si conferma la fede, l'amore dei tifosi della Spal per la loro squadra, oltre 4.300 anche i fedelissimi che hanno sottoscritto l'abbonamento per la prossima stagione. Si sono avute ferme sia in positivo che in negativo su quelle che erano state un po' le premesse alla vigilia di questo esordio, e si è avuto la conferma della necessità di almeno un paio di innesti, ma sono tutte situazioni che abbiamo analizzato con in particolar modo i colleghi che ci hanno accompagnato in questa prima puntata di Lunedì Sport edizione 2022-2023, quindi a breve sentiremo anche l'opinione dei vari giornalisti della carta stampata, dei siti web, che seguono quotidianamente le vicende della Spal, proprio per proiettarci anche verso il mercato, verso le ultime giornate di mercato, mercato che si concluderà il 1° settembre. Ma innanzitutto andiamo a vedere, proprio per capire come secondo la nostra opinione sono andate le cose nel corso di Spal Regina in casa biancoazzurra, con le pagelle che come di consueto abbiamo predisposto. Alfonso 6, ben poco da fare in occasione delle tre reti subite, anzi ha evitato in un paio di circostanze un ulteriore passivo. Una volta per tutte va però chiarito chi è il titolare, con la speranza che sull'esclusione di Thiam non abbia pesato il forzato forfè di Empoli per le sue nozze. 5. Sovrastato da Rivas. Viene da chiedersi perché, almeno fino a quando la gara è stata in equilibrio, non si sia dedicato, visto la serata di grazia del suo dirimpettaio, più alla fase difensiva che a quella offensiva. Buon finale quando c'era solo da spingere, ma ormai i buoi erano scappati dalla stalla. Arena 5. La mancanza di un punto di riferimento tra gli attaccanti di Inzaghi gli ha tolto la sicurezza mostrata nelle precedenti uscite. Di certo non ha trovato soccorso nei compagni di reparto. Meccariello 5,5, il meno in difficoltà nel settore difensivo, ma meno lucido di quanto ci ha abituato. Da solo non può però tappare tutti i buchi, c'è la sensazione stia combattendo con i dolori a una caviglia che non gli consentono di allenarsi con la necessaria continuità e intensità. Celia 5, ma in grado di arginare Ricci. Indispensato che pure Tripaldelli non pare garantire quanto necessario per limitare gli avversari che orbitano sulla sinistra della retroguardia bianco-azzurra, cercare rinforzi. Mancoso 5. Non può giocare mezzala in un centrocampo privo di incontristi, costringe a un lavoro massacrante il compagno che lo affianca sull'esterno e finisce con il perdere l'indispensabile lucidità per costruire.
Viviani 6,5, l'unico apparso in grado di cucire il gioco. Lo fa con setta precisione, ma i suoi compagni di reparto non lo sorreggono in copertura. In particolare, in un momento in cui, dopo il lungo stop per l'operazione alla caviglia, non è supportato da una grande condizione fisica, finisce con soffrire ancora di più la situazione. Zanellato 5. In affanno e dinamismo degli avversari, tanti errori tecnici. Torniamo al discorso fatto per Mancosu, per cui è evidente la necessità di ingaggiare un mastino, più che un elemento stile Proia, al quale eventualmente pensare in seconda analisi. Maestro 5. Ha faticato tantissimo per trovare la posizione e fungere da riferimento per i compagni. Parziale giustificazione, dopo l'operazione al naso, una condizione atletica approssimativa. Non può giocare in contemporanea con Mancosu. Lecito chiedersi se la SPAL può permettersi il lusso di tenere uno dei suoi due trequartisti in panchina. Moncini 5,5. Dalle sue parti il pallone ha avuto le sembianze di un miraggio. Ma mali estremi servono estremi rimedi, ovvero si arretra e si va a cercare il dialogo con i compagni anche lontano dalla zona di norma di pertinenza. La Mantia 6. Per quanto riguarda i rifornimenti vale il discorso fatto per il compagno di reparto, ma anche per caratteristiche parso più propenso al sacrificio. Poi è arrivato il gol da attaccante consumato e quasi bisse con quel colpo di testa che avrebbe potuto portare un finale infuocato sotto la curva. Fuori luogo le affermazioni di chi asserisce che la Mantia e Moncini non possono coesistere, devono solo affinare l'intesa. Quindi queste le nostre opinioni sulle prestazioni dei singoli in casa SPAL, ma iniziamo anche a sentire le opinioni, i pareri dei nostri colleghi, partendo con l'Arcinoto, uno dei decani della stampa sportiva ferrarese che da sempre ha seguito le vicende della SPAL, il collega del Resto del Carlino, Mauro Malagutti. Ciao Mauro, possiamo dire che siamo rimasti un po' delusi dalla prestazione, nonché del risultato della gara di sabato della SPAL? Buonasera, sì, delusi parecchio, deluso io, perché mi sembrava che fosse tutto predisposto per una bella partita, quantomeno, poi il risultato dipendeva da tanti fattori, però dopo diciamo l'entusiasmo della partita di Empoli, 8.000 tifosi, la prima di campionato, insomma c'erano i presupposti per vedere una bella partita, abbiamo visto solo una squadra in campo e questo è stato un po' stupefacente, anche perché insomma direi che la prima di campionato è sempre stata una partita nella quale c'è il massimo dell'attenzione, della concentrazione, in particolare su qualche gol subito la SPAL mi è sembrata addirittura distratta, insomma, quindi è una cosa che Venturato dovrà studiare molto bene con i suoi per capire che cosa, qual è stata la ragione di questo blackout. Noi vogliamo sperare che sia stato solo un blackout, avevamo visto la squadra una settimana prima a Empoli fare bene, insomma certamente la regina ha passeggiato sul corpo della SPAL. Brividi immediatamente, perché già dopo 50 secondi la regina ha avuto la clamorosa opportunità per sbloccare il risultato. È stata una premessa che poi si è rispecchiata in quello che è stato tutto il match, perlomeno fino a quando c'è stata partita. Sì, lì su quella palla lì che ricordo bene, Arena ha avuto molta leggerezza nell'entrare. Una cosa che questa Arena assolutamente ha delle qualità, si vede, fisiche e di personalità anche, però deve essere cattivo su quei palloni lì, non si può, troppi ne ha o concessi o rischiato di concedere per così un po', forse per un po' di sufficienza, la B è dura e se perdi palla lì ti castigano, ha avuto diverse occasioni la regina prima di segnare, io ero felicissimo che si potesse andare allo spogliatoio sullo 0-0 dopo un primo tempo così, poi è arrivato anche il gol e dopo si è capito che era dura, dopo la SPAL ha provato un po' a reagire, ma appena ha provato a reagire ha subito quel secondo gol che veramente è stata una cosa tutta di distrazione, perché non sono stati attenti, c'è stata una disattenzione collettiva, nessuno ha coperto la palla a centrocampo sulla punizione, nessuno ha seguito il suo attaccante, quindi la SPAL è stata proprio colta di sorpresa, insomma. Poi è arrivato anche il terzo dopo notte fondo, dopo la reazione sul 3-0 conta fino a un certo punto, se non reagisci lì se ormai non hai più niente da perdere non reagisci più, insomma, però era tardi. Ecco, si sperava che l'inizio di questo campionato potesse segnare un'inversione di tendenza rispetto alla scorsa stagione, ma
purtroppo, lo diciamo da ferraresi, è arrivata l'ennesima sconfitta, l'ennesimo passo falso inverno, nonostante, come hai sottolineato tu in precedenza, i 7.000 tifosi sugli spalti alla vigilia di Ferragosto. Sì, mi pare che anche Venturato, se non sbaglio, avesse sottolineato l'importanza delle partite casalinghe, di non perderne così tante, però ci si è subito ricascati. Però al di là della sconfitta, perché io devo dire che la Regina mi ha fatto un'ottima impressione, l'avevo vista anche in Coppa quando per poco non ha pareggiato con la Sampdoria e mi era piaciuta anche lì, però mi era piaciuta anche la Spal di Empoli, quindi pensavo fosse un match più alla pari, invece non c'è stata pochissima partita, ma quindi complimenti alla Regina, però io credo che la Spal debba trovare la maniera di farsi valere meglio, soprattutto sul suo campo, insomma. Si pensava che la Regina potesse pagare Dazio perché Pippo Inzaghi ha avuto a disposizione i suoi giocatori tanto tempo dopo rispetto al momento in cui invece ha avuto questa opportunità Roberto Venturato, che eccezione fatta alla fine per Maestro e per Lamantia e Moncini, ha potuto iniziare la preparazione con il gruppo praticamente al completo. Lo speravamo in tanti, anche perché c'erano tante assenze, perché Santander era in panchina, non è stato schierato, mancava Maier, mancava Lollo, a parte che adesso la Regina ha due squadre di Chiara, l'avevano appena tesserato, quindi c'era la speranza che qualche assenza e la preparazione ritardata. Invece la squadra che sembrava partita dopo era la Spal, perché anche fisicamente devo dire che come rapidità, come sveltezza, la Spal, la mia impressione è stata quasi anche di una squadra un po' fisicamente imballata, magari non è vero, magari è un'impressione che ha dato semplicemente perché quando c'è una giornataccia sempre arrivi secondo su tutte le palle, però se c'è una squadra che è sembrata agile, scattante, pronta, la Regina, anche per caratteristiche dei suoi giocatori, la Spal che ha puntato molto su una squadra di struttura fisica, ha pagato dazio, ma oltre quello che si poteva pensare, secondo me. Ecco, io voglio pensare che alla fine poi tutto sia riassumibile in una bruttissima giornata, perché talmente poche cose hanno funzionato, soprattutto diciamo fino al 3-0, soprattutto nel primo tempo, che credo che la Spal sia questa, non può essere questa. Ecco, diciamo che ci può stare anche questa differenza di condizione fisica, perché non è da escludere che Pippo Inzaghi, avendo avuto opzione, abbia lavorato più sulla velocità, mentre Roberto Venturato abbia cercato di garantire più continuità, insomma più fondo ai suoi giocatori. Veniamo ad altri aspetti che sono quelli sui quali si sono centrati un po' i discorsi nel dopo partita. Emerse ancora le vecchie lacune, grandi sui esterni. Sì, per la parte di Digman siamo un po' meno abituati, però Digman secondo me forse si era stato anche un po' trascinare dall'entusiasmo del gol di Empoli, delle ultime reti, e spesso si è fatto trovare un po' fuori posizione, siccome dalla sua parte quello che lo doveva coprire Mancoso fino a ieri ha fatto il trequartista, anche se secondo me sa fare la mezzala, sarà questione semplicemente di trovare i meccanismi. La Spal su quel lato lì, tre giocatori, cioè i due esterni della Regina più la mezzala che era Liotti, che tra l'altro è uno che ha sempre fatto l'attaccante esterno, quindi anche bravo sulla fascia, e 3-2, a volte 3-1 è andata sotto, tante volte ha dovuto uscire Arena sguarnendo il centro, insomma la Spal è andata in difficoltà anche a sinistra. Detto questo, però mi sembra che la costante maggiore sia le difficoltà che si incontrano sulla fascia sinistra, perché Celia è un ragazzo generosissimo che da tutto è commovente, Celia per come si impegna, però fatica a reggere un campionato da 38 partite, se la sticella si alza un po' a Tripaltelli gli viene preferito costantemente Celia, quindi non so, evidentemente l'allenatore vede meglio e più in forma Celia che non l'altro. Fatto sta che di tutti e due, insomma, l'anno scorso Celia ha messo un'ottima toppa nel girone di ritorno alla defaianza di Tripaldelli e la Spal è riuscita in qualche modo a tamponare, però se si vuole, diciamo così, perseguire un obiettivo un po' più alto, se non sto parlando di Serie A, però almeno insomma di competere per qualche cosa di più, chiaramente lì bisogna intervenire. Io sono convinto che la società adesso abbia visto e interverrà, anche perché poi mi pare di capire che molto spesso gli allenatori e gli avversari vedono le partite della Spal e li spingono molto, insistono di più. Poi ripeto, con la Regina ha fatto più male Rivas dall'altra parte, però questa è una costante che la Spal si porta dietro. Anche Ricci ha fatto bene comunque sul fronte opposto, perché molti palloni sono arrivati anche dal settore destro della Regina. Letale, stavolta giocava dalla parte di Dimmer, è stato Rivas, ha fatto un gol, un assist, ha creato difficoltà enormi, ha preso un palo, insomma.
Hai parlato prima dell'impiego di Mancoso come mezzala, quindi tu vedi possibile una coesistenza nel settore nevralgico Mancoso, Viviani e diciamo, vista la situazione attuale dei giocatori a disposizione, Zanellato oppure lo stesso Murgia? Sono convinto che a centrocampo si possa trovare una quadra con questi giocatori anche se manca un giocatore rapido, ecco, quello senz'altro manca nell'organico della SPAL, quindi però io credo che insomma le forze ci siano, se non Mancoso Zanellato, se non Zanellato Murgia, ma il maestro stesso penso che potrebbe anche fare la mezzala scambiandosi con Mancoso in certe situazioni. Mi sembra che l'organico del centrocampo sia sufficientemente folto per provvedere, cercando eventualmente se si potrà di fare un'operazione che poteva essere quella di Proia. Adesso vediamo se sarà ancora l'attualità Proia o se si penserà di prendere un altro tipo di centrocampista, no? Si è parlato a lungo anche di Fiordilino ed è un po' da capire cosa si vuol fare esattamente a centrocampo. Ecco, forse per te, ipotizzando che la società può innestare un solo giocatore, anche perché lo hai sottolineato in precedenza, numericamente la rosa è molto ampia, preferiresti di più vedere l'arrivo di un elemento con le caratteristiche di Proia o più un incontrista? Ma dipende chi esce. Perché se c'è una mezzala Proia, se c'è un incontrista, un piccolo che corre dietro a tutti, dipende da quale sarà l'uscita. Se potessi far tu la scelta. Oddio, è un po' complicata, sinceramente. Io so che Venturato punta molto sull'inserimento delle mezze ali e Proia è un suo pupillo, quindi sono convinto che lui farà di tutto per portare Proia e so che anche che la spalla insomma, è andata piuttosto avanti col giocatore, quindi io credo che alla fine se si potrà, verrà lui. Non so se ci sia spazio per trovare un giocatore, anche magari di contorno, ma che possa avere un passo un pochettino più corto. Poi bisogna sperare che fra Rabbi e Rauti uno dei due riesca diciamo, a sfondare, sono due giovani, perché manca un po' anche il giocatore in grado di saltare l'uomo, sono tutti dei longilini di passo i centrocampisti della SPAL. E quindi bisogna sperare che ci sia qualche invenzione quando giocano questi due ragazzi ogni tanto dietro le punte che possa dare qualcosa, saltare un uomo, inventare un asse, ma per quello basterebbe che Maestro funzionasse o che Mancoso tornasse in quel ruolo lì. Vedo meno problemi su questo, vedo più da trovare secondo me la quadra, ecco, proprio l'equilibrio giusto. Mauro, per chiudere, alla luce della situazione attuale, considerando anche il valore dell'avversario, l'anno scorso la SPAL si è salvata praticamente all'ultimo tuffo, quest'anno dove ritieni possa collocarsi in un'ipotetica graduatoria di valori la squadra di Venturato? Prima della partita con la Regina avrei pensato a un centro classifica con la speranza magari di poter lottare per un posto verso la fine dei playoff, l'ottavo, il settimo, così. È chiaro che se vedi la partita con la Regina ti allarmi, quindi bisognerà aspettare altre controprove. Però quest'anno, secondo me, l'organico complessivamente è abbastanza buono, c'è da aggiustare un po' la difesa, abbiamo detto, c'è da trovare una quadra a centrocampo, c'è disparità, secondo me, tra il livello delle punte titolari e dei rincalzi, però insomma adesso tutto questo vale se noi pensiamo a una SPAL che voglia arrivare nelle prime tre, se vogliamo pensare che una SPAL che faccia un buon campionato e getti le basi per crescere ancora, è chiaro che non puoi fare come il Monza e prendere 25 giocatori, per cui dovrai cercare di trovare delle soluzioni e qualcosa ti sfuggirà sicuramente, io penso. Grazie Mauro, noi ci rivediamo sabato a Ascoli, auspicando un'inversione di tendenza da parte dei biancoturi. Grazie. Dico a te che hai sempre voluto la punta, guarda che l'anno scorso abbiamo preso 54 gol e di questo passo rischiamo ancora. Io volo al difensore, Sandro. Sì, il difensore, ma le punte le abbiamo, ci sono. Era importante arrivassero anche quelle, perché ricordiamoci, una vittoria vale 3 punti. Per cui bisogna metterla dentro anche. Bisogna metterla dentro, sono convinto che la Mantia e Mancini faranno bene. Ciao Mauro, grazie. Ciao Sandro, ciao. Diremo che le opinioni di Mauro Aguzzi non potevano non coincidere con le nostre, la sensazione che questa sia una SPAL che può regalare maggiori soddisfazioni rispetto a quella che si è salvata solo nelle ultime giornate della scorsa stagione, ma che per riuscire ad affrontare un campionato tranquillo servano rinforzi, servano innesti sia in difesa e
che a centrocampo. Bene invece per quanto riguarda il reparto offensivo. Vedremo da qui al primo settembre cosa maturerà, perché come ha detto in più circostanze pure il presidente Tacopina e il direttore Andrea Gazzoli, è necessario tenere in considerazione il fatto che la SPAL oggi ha oltre 30 giocatori in organico, per cui la rosa dovrà essere sfoltita anche per consentire a Roberto Venturato di lavorare con maggiore tranquillità. Dovranno essere 27-28 i giocatori che dovranno far parte a partire dal 2 settembre della rosa che affronterà questa stagione. Certo è che bisogna tenere in considerazione anche in prospettiva come sono cambiati i valori nel corso di questo mercato, come ancora stanno cambiando, perché anche in queste ultime ore si è parlato di vari movimenti, di rinforzi che stanno cercando le altre società, per cui noi siamo dell'opinione che questa SPAL la scorsa stagione avrebbe addirittura potuto puntare ai play-off. Invece, essendo cresciuti in modo vistoso il livello medio delle squadre della categoria, a prescindere dalle super big, vedi Brescia e Cagliari, serve un ulteriore sforzo per riuscire ad affrontare almeno una stagione in discreta tranquillità. Continueremo a parlarne anche nelle prossime parti di Lunedì Sport. Intanto abbiate pazienza, qualche secondo di pubblicità, poi saremo nuovamente con voi. Abbiamo avuto modo di parlare tanto in questa prima parte di questo primo appuntamento della stagione 2022-2023 di Lunedì Sport delle scelte di Roberto Venturato, quindi andiamo a sentire proprio come ha interpretato la partita, come ha tirato le somme al termine della gara proprio l'allenatore della formazione bianco-azzurra. Vediamo il contributo. Sicuramente abbiamo fatto un primo tempo non adeguato a quello che sono le nostre capacità, e questo mi prendo la responsabilità, perché quando si parte si fa un primo tempo con questa poca intensità e poca capacità di attaccare gli spazi in avanti, con una Regina che è stata brava a chiudere, a venire a aggredire, a ripartire. Ci ha messo un po' in difficoltà, però non abbiamo saputo interpretare e leggere bene questa situazione. Mi dispiace aver preso gol all'inizio del secondo tempo in modo molto banale, su un errore molto grave, che poi credo che il secondo tempo abbiamo fatto una prestazione diversa. Tolti i due errori proprio gravi sia sul secondo gol che sul terzo, credo che abbiamo creato abbastanza e probabilmente meritavamo di rientrare in partita anche prima, però il calcio è molto cinico, la Regina e le squadre che allena Inzaghi tendenzialmente hanno questa caratteristica di saper tenere compattezza e avere capacità di ripartire, quindi sicuramente è stata una partita un po' condizionata da i due errori soprattutto dall'inizio secondo tempo che ci hanno messo in condizioni di non poterci giocare la partita fino in fondo. Vabbè, Rivas c'era anche il secondo tempo, quindi sicuramente non dipende da Rivas, abbiamo proprio fatto una cattiva prestazione nell'interpretazione e questo non ci sono da trovare giustificazioni. No? Eravamo arrivati sullo 0-0 al 45esimo, sicuramente il prendere gol al 45esimo è una cosa che potevamo evitare. Dopo credo che quello che ci ha penalizzato di più sono stati i due gravi errori durante il secondo tempo, perché nel secondo tempo credo che abbiamo concesso veramente poco e abbiamo creato anche delle buone occasioni da gol. Si riparte, che sicuramente è una partenza che è difficile. Però in momenti di difficoltà, come sempre, credo che dobbiamo essere bravi a mantenere l'equilibrio e riuscire a pensare a rimettersi a lavorare e avere la capacità di preparare bene la partita di Ascoli.
Esposito adesso lo valuteremo da domani, come sta, lo valuteremo in settimana, quindi non credo ci siano cose particolarmente gravi. Dunque un Roberto Venturato che si è assunto anche le sue responsabilità in merito alla prestazione sottotono della sua squadra, in particolar modo non è piaciuto all'allenatore della SPAL l'approccio alla gara, mentre si è dichiarato soddisfatto di come i suoi ragazzi sono scesi in campo a partire dall'inizio, anche se poi le cose non sono andate come auspicato, perché è arrivato ben presto il gol del raddoppio del Regino. Venturato che comunque si è detto tranquillo, fiducioso, ottimista per il futuro. Vedremo già da sabato, quando la SPAL giocherà a Ascoli, se si potrà registrare questa indispensabile inversione di tendenza. Proseguendo con i colleghi che abbiamo interpellato, passiamo a un altro collega della carta stampata che ha seguito dalla tribuna del Mazza domenica la gara con la Regina, Alessio Duatti. Ciao Alessio! Siamo reduci da questa sconfitta. A tuo giudizio, cosa non ha funzionato nella prestazione della squadra di Roberto Venturato con la Regina? Beh, ciao Sandro, è tutto ben trovato. Di cose che non hanno funzionato, onestamente, ce ne sono state tante, ce n'è stata più di una, e sinceramente siamo stati tutti un pochino sorpresi in negativo, perché le premesse estive erano state altre e quindi ci si aspettava una SPAL completamente diversa. Invece la Regina è venuta, pur con i suoi ritardi temporali estivi dovute alle vicissitudini societarie, ma è venuta al Mazza a comandare il gioco dal primo all'ultimo minuto. La SPAL di Empoli ci era piaciuta tanto, la SPAL di tante amichevoli estive ci era piaciuta tanto. La SPAL contro la Regina è stata forse troppo brutta per essere vera, insomma, ci auspichiamo che non sia questa, quella di quest'anno. Ecco, tu giudizio, dove bisogna mettere le mani? Cioè, a prescindere da quello che potrà essere il mercato, ne parleremo successivamente, il discorso lo vorrei in questo momento focalizzare proprio sull'andamento della gara di sabato, sulla prestazione della squadra sabato. Ma guarda Sandro, sinceramente i difetti sono da riscontrare, da ricercare in ogni reparto, nel senso escluso ovviamente Alfonso che ha fatto le sue parate, perché comunque è stato chiamato in causa tantissimo. Poi anche lì la scelta gerarchica o non gerarchica del portiere potrà essere un tema da affrontare durante la stagione, speriamo che sia chiarito il prima possibile, però la difesa è stata lasciata un pochino in balia dell'avversario e di suo ha fatto abbastanza confusione, persino Meccariello, che nel primo tempo aveva fatto una buona partita, poi si è andato a perdere, diciamo, nel caos generale con l'esordiente Arena, i terzini non hanno fatto bene, insomma i clienti erano scomodi, Rivas e Ricci, però Dickman e Cellia non hanno brillato né in fase difensiva e nemmeno in fase offensiva. A centrocampo sinceramente la squadra sta ricercando, no, la famosa mezzala di sprint, di velocità, la mezzala dinamica. Poi quando abbiamo visto la formazione, insomma, con Mancoso, Zanellato e ovviamente Viviani al suo posto, ci siamo un po' tutti sorpresi. Ecco, il Murgia visto fin qui non è stato male, e il discorso di Mancoso non schierato come trequartista ci ha lasciati ovviamente spiazzati. In tutto ciò non sono arrivati gli adeguati rifornimenti a Moncini e alla Mantia. La Mantia poi ci ha dimostrato che il suo mestiere lo sa fare benissimo dentro l'area di rigore, però era troppo tardi. Ecco, insomma, la prestazione complessiva in tutti i reparti ha trovato degli errori. Alessio, ma tu che spiegazione dai a questa scelta, che personalmente, lo dico apertamente, non condivido a priori, di arretrare Mancoso a centrocampo con l'impiego invece sulla trequarti campo di Maestro? Ma Mancoso nella sua carriera è sempre stato un trequartista brillantissimo, è pur vero che si sacrifica e lui stesso forse gradisce anche il lavoro, diciamo, più di quantità che di qualità ultimamente, però è un trequartista e lì secondo me deve giocare. Maestro può fare entrambi i ruoli, ha gamba, ha dinamismo, è giovane, forse è in ritardo di preparazione. Però lui stesso alla sua presentazione ci ha detto: Venturato mi vede come trequartista. Quindi io l'unica spiegazione che posso rigirarti è questa, pur non condividendola. Ecco, quindi anche tu sei della mia opinione, toccasse a te schierare i giocatori a tua disposizione,
non ti incanaleresti, diciamo, sulla strada intrapresa sabato, perlomeno da Venturato? Assolutamente, io penso che Maestro possa fare la mezzala, Mancosu debba fare il trequartista, penso che i due possano coesistere, al di là, insomma, delle presenze di Zanellato, di Murgia, dell'eventuale potrà arrivare dal mercato, però una personale opinione, una personale quadratura, io la farei condividendo la tua di opinione. Secondo te è necessario, indispensabile o inutile rinforzare il settore nevralgico, cioè operare delle variazioni, quindi con qualche cessione, qualche innesto, e se sì, cosa faresti tu? Beh, allora, innanzitutto, per quanto riguarda il ruolo di regista, se Esposito rimane alle motivazioni di carica, di entusiasmo e di voglia totale, non vedo perché muovere, diciamo, il doppio ruolo, no, Viviani Esposito, quindi va bene, andrebbe benissimo. Per quanto riguarda le mezze ali, è chiaro che più ne hai con caratteristiche diverse, meglio è. Quindi il famoso nome di Proia, gradito anche all'allenatore, potrebbe essere veramente quel colpo in più, quel tassello in più da regalare da qui alla fine del mercato. Poi è chiaro, la squadra è stata costruita per tempo e anche bene, a mio avviso. Manca quel qualcosina per fare un salto di qualità, ecco. Ecco, Proia però è un altro giocatore, le cui caratteristiche, si sa, sono quelle di cercare di accompagnare il gioco offensivo, quelle di inserirsi alle spalle o anche tra gli attaccanti. Ma considerando quelle che sono le caratteristiche di Viviani, è opportuno pensare anche, dico anche, perché questo sarebbe ovviamente il massimo, ad un giocatore di passo, di frequenza, in grado di aggredire gli avversari? Ma diciamo di sì, teoricamente sì, è chiaro che non si può aver tutto. In questo momento la SPAL nel reparto offensivo ha ottimi giocatori che però necessitano di rifornimenti e di ulteriore presenza in area di rigore, quindi io sposto un pochino lì il discorso, perché abbiamo visto la Regina, squadra compatta in difesa, con un buon centrocampo tecnico, però là davanti a quelli che saltano gli uomini, giocano con un tridente, non con il trequartista, ma con gli esterni larghi, e quindi in Serie B fanno la differenza con l'uno contro uno. La SPAL uno contro uno non lo può fare, deve andare a riempire l'area di rigore, e per questo penso che sì, ci vogliono le caratteristiche di corsa, di incontro, un po' tra virgolette di legna, però forse una priorità per cercare di comandare il gioco nella metà campo avversaria, come vuole Venturato, sarebbe quella, è chiaro, di spostarsi verso l'alto con il baricentro, con un giocatore di inserimento e comunque anche di qualità. Un altro argomento su cui si sono un po' centrate le discussioni in questi giorni è quello relativo alla coesistenza tra la Mantia e i Moncini. Ma può succedere di tutto, insomma, sono due giocatori che secondo me, è vero, sono sempre stati visti nella loro prime punte d'area di rigore, entrambe, quindi il tema della coesistenza può aprirsi, insomma, non è che ci stiamo raccontando le bugie, però sono due giocatori che conoscono bene la categoria, sanno giocare a calcio, non sono due novellini, credo che con un po' di tempo possano tranquillamente coesistere. È vero, la SPAL ha delle seconde punte come i giovani, Rauti, Rabbi, lo stesso Finotto, che si andrebbero probabilmente a amalgamare bene assieme a uno di questi due. Però se ce li hai tutte e due in casa, secondo me devi provare a insistere per cercare una condivisione contemporanea del ruolo, perché due così non ce li hanno tutti. Quindi secondo me, trovando più una quadratura nel rifornimento, allora la coesistenza potrebbe, come dire, venire meglio. Meccariello non si discute, c'è questo punto interrogativo legato a Varnier, anche sabato relegato alla panchina. Lo sappiamo, insomma, non ci dobbiamo aspettare numeri alti in termini di presenze da parte di questo ragazzo, di cui si parla un gran bene anche fuori dal campo, perché ha grandi doti qualitative, morali, umane e tutto il resto. In campo speriamo di vederlo tanto, sappiamo che i suoi infortuni gli hanno non solo limitato ma probabilmente rovinato la carriera, noi gli possiamo solo che augurare il meglio. È chiaro che da tifosi, da addetti ai lavori e tutti nell'ambiente SPAL, credo Venturato in primis, sappia, intanto lo conosce bene, sappia
ciò che potrà dare in termini di presenze, e purtroppo non averlo a disposizione sempre è una pecca. Certo, viene data fiducia ad Arena, giusto così, perché se si crede in un ragazzo giovane bisogna dar seguito, perché sennò ci riempiamo solo la bocca con i discorsi sui giovani. C'è Dalle Mura, che un po' di Serie B l'ha giocata, e probabilmente su questi ragazzi ci vorrà anche lì un po' di pazienza, perché sui giovani li vogliamo sempre tutti in campo, poi non abbiamo pazienza. Sappiamo gli obiettivi quali sono di questa stagione, anche se non sono dichiarati, diciamo, insomma, ci auguriamo di vedere tanto Varnier, ma allo stesso tempo che i giovani riescano a crescere bene. Alessio, per chiudere, ha perso la squadra, hanno vinto i tifosi? I tifosi hanno stravinto, perché insomma il calendario insomma a Ferragosto, perché forse non era il giorno esatto di Ferragosto, ma era il lungo weekend di Ferragosto, non ha pesato sulla passione, sull'amore, su tutto ciò che abbiamo vissuto al Paolo Maz. Sicuramente, speriamo di dirlo solo questa volta, avrebbero meritato uno spettacolo migliore sul campo. Ecco, rispetto all'anno scorso ci auspichiamo di vedere più vittorie casalinghe, più soddisfazioni, perché i numeri della campagna abbonamenti, uniti ai biglietti venduti e comunque alla presenza, come avevamo visto anche all'allenamento a porte aperte, alle amichevoli con la primavera, insomma un po' tutto, la gente è una costante conferma d'amore nei confronti della Palo. Ti ringraziamo, tra l'altro ricordiamo allenamento a porte aperte anche domani pomeriggio alla Paolo Massa in vista della trasferta di Ascoli. Grazie Alessio, a presto. Grazie a voi, grazie. Sentito l'opinione già di due colleghi, come di consueto andiamo anche a quella che è l'opinione un po' generale di tutti i giornalisti ferraresi per quanto riguarda le prestazioni dei giocatori in casacca bianco-azzurra. Come sempre siamo andati a verificare uno a uno, per quanto riguarda le testate, quello che secondo i giornalisti di Fede Bianco-Mori, eppure così, sono stati i migliori in campo. Per quanto riguarda il resto del Carlino, Viviani, la nuova Ferrara Alfonso, Telestense Viviani, www.telestense.it La Mantia, estense.com Alfonso, lospallino.com Alfonso. Facile stilare la classifica, dopo appena 90 minuti di gioco, al comando troviamo Alfonso a quota 3, quindi Viviani 2, La Mantia 1, e il fatto che il migliore è risultato il portiere la dice lunga sull'andamento della gara. Come abbiamo già detto in precedenza, alcune parate di Alfonso hanno anche limitato il passivo bianco azzurro. Ancora qualche istante di pubblicità, poi torneremo con voi. E ci avviamo verso la conclusione, verso l'ultima parte di questa prima puntata, lo ripetiamo, di Lunedì Sport Estate. Poi quando riprenderemo da settembre in poi torneremo nel format che sempre abbiamo cercato di garantire in questi ultimi anni. Tornerà con noi anche Carlotta Dura, torneranno con noi gli ospiti in studio, ma nel frattempo noi proseguiamo sentendo il parere dei nostri colleghi. Il microfono ora va a Costantino Felisatti dello spallino.com. Ciao Costantino, ovviamente siamo qui a parlare, anche se ormai sono passati due giorni, del debutto sottotono della SPAL sabato con la Regina. Quanto ti ha deluso la prestazione della squadra di Venturato? Allora, ciao Sandro, intanto mi ha deluso, perché io pensavo che per l'esordio in casa, atmosfera buona, insomma, pensavo che la vittoria di Empoli, pensavo che la SPAL non avrebbe perso, ne parlavo anche con i colleghi in tribuna stampa, eravamo tutti abbastanza ottimisti. Poi dopo il fatto che la Regina abbia sbagliato un gol dopo 20 secondi, insomma, lasciava presagire che la situazione non sarebbe stata particolarmente comoda. E a un certo punto mi sono detto, l'importante è finire il primo tempo 0-0 e dopo si riordinano un po' le idee nell'intervallo, però è arrivato il gol di Krizetig e dopo lì, insomma, il discorso è complicato notevolmente, il 2-0, poi dopo
diciamo che ha, e per come è arrivato soprattutto, non tanto il risultato del 2-0, ma per come è arrivato, lì, dico che secondo me i boi erano già scappati dalla stalla. Secondo me, insomma, c'è da registrare qualcosa. Vinturato ha fatto sottointendere, non so fino a che punto sottointendere, oppure abbia anche affermato in modo abbastanza eloquente, che non c'è stato il giusto approccio della squadra, tant'è che si è lamentato, assumendosene comunque anche in merito alle responsabilità, della prestazione dei suoi nel primo tempo, giocatori che invece ha elogiato nel corso della ripresa. Sì, anche perché l'atteggiamento è effettivamente cambiato radicalmente tra primo e secondo tempo. Io nel primo tempo ho visto una squadra abbastanza impaurita, timorosa, quasi a rispettare anche troppo l'avversario. Non ho visto il gioco che mi aspettavo, specialmente sulle fasce, con Dijkman, che sappiamo tutti che essere una delle armi migliori per la SPAL. Non ho visto il gioco che mi aspettavo. Forse qualcuno è mancato, mi viene da dire, è calcio d'agosto, però non è secondo me corretto dire che è calcio d'agosto, perché se le partite ufficiali sono ad agosto bisogna farsi trovare pronti, anche se siamo a metà agosto, anche se siamo a ferragosto. Nel secondo tempo evidentemente infatti sono guardati un po' in faccia e hanno detto che non, cioè, si saranno detti che non poteva cominciare così la stagione. Infatti se non fosse arrivato il 2-0 può essere che le cose si sarebbero anche raddrizzate. Dopo è stata una salita evidente, però il primo tempo l'approccio è stato sbagliato forse da parte di qualche big in mezzo al campo. Credo che sia mancato principalmente Mancosu, che non ha dato quell'apporto di cui forse c'era bisogno. Ecco, ma secondo te Mancosu oggi è ancora in grado di fornire il contributo auspicato evidentemente da Venturato in questa posizione? Lui l'ha ribadito anche quest'estate, l'ha ribadito più di una volta lo stesso giocatore, che lui si sente mezzala. È arrivato un trequartista, è arrivato maestro, quindi perché non dargli retta? Cioè, no, neanche non dargli retta, perché non farlo giocare nella posizione in cui lui pensa di esprimere meglio le sue qualità? Vero è che allo stesso tempo da una mezzala si aspetta l'inserimento offensivo, che magari si prenda qualche responsabilità in fase di impostazione, quando magari la palla non riesce ad arrivare al regista di ruolo, un po' più di copertura dalla parte di Dijkman, che a conti fatti si è trovato spesso e volentieri a dover rincorrere Rivas, che secondo me ha fatto la differenza l'altra sera. Diciamo che è una mezzala, ok, allora ci si aspetta un tipo di lavoro diverso probabilmente, ma lui stesso non penso che sia contento della prestazione. Ecco, anche in fase di contenimento, perché giocando anche in fase di contenimento, ma certo, un aiuto in tutte e due le fasi. Sappiamo tutti che qualità tecniche ha Mancosu per la fase offensiva, alla mezzala però è richiesta anche presenza in fase difensiva. Quindi sostenibile a tuo giudizio un centrocampo come quello di sabato, quindi con Mancosu, Viviani e Zanellato, oppure secondo la tua opinione si dovrebbe cambiare qualcosa, per cui si dovrebbe guardare altrove? Ma secondo me Mancosu, Viviani e Zanellato è difficilmente sostenibile. Sono tutti che cercano di mettere qualità più che quantità, nonostante abbiano tutti principalmente le mezzali, la stazza anche per dare una mano in fase di contenimento. Io sono per i giocatori di qualità, però penso anche che in un centrocampo a tre ci debba essere quello che fa la cosiddetta legna, quello che ci mette la gamba, quello che ci mette il muscolo, quello che corre per due, per tre. Mancosu a me piace, l'anno scorso è stato uno dei migliori della stagione abbastanza complicata della SPAL. Viviani lo ritengo intoccabile, allora ecco che uno tra Zanellato e Mancosu potrebbe anche rischiare il posto, diciamo. Ricordiamo che c'è anche Murgia, ma a questo punto mi pare di intuire dalle tue parole che il tuo pensiero sarebbe quello di cercare sul mercato più un incontrista che un giocatore con le caratteristiche di Proia, sul quale in queste ore pare si sia inserito anche il Perugia. Proia io lo seguivo parecchio quando ero a Cittadella e mi piaceva molto, è lì che ho cominciato a notare Proia, come penso un po' tu. Con Venturato ha fatto le stagioni migliori, mi aspettavo che si sarebbe poi riconfermato a Vicenza,
così non è stato. Mi viene anche da chiedermi effettivamente se sia Proia l'inserimento giusto da fare. La qualità in mezzo al campo c'è, come abbiamo già detto, Mancosu, Viviani e Zanellato danno qualità alla SPAL. Manca quella quantità, perché poi quando dalla panchina entrano Tunjov e Murgia, sono comunque giocatori che al momento non sono considerati titolari, per quanto possano avere, soprattutto Murgia possa aver avuto minutaggio importante nelle partite della preparazione. Secondo... Si sono viste delle lacune a livello difensivo, quindi forse non è Proia l'elemento che serve. Fermo restando che io sono un sostenitore, un ammiratore di Proia, quindi sarei ben contento che arrivasse qua. Però al centrocampo l'ho visto un po' leggero, un po' sulle gambe, un po' troppo lezioso, e potrebbe essere un problema questo per il proseguo della stagione. Secondo te Murgia e Spolito potrebbero essere ancora utili, ma soprattutto, secondo la tua opinione, sono giocatori che la SPAL può permettersi di tenere in organico contemporaneamente? Secondo me sì, si può permettere a livello tattico, sicuramente sì, perché Esposito... A livello economico? A livello economico bisogna vedere, la situazione di Esposito va valutata, perché lui ha un rinnovo automatico unilaterale, la SPAL può decidere se rinnovarlo automaticamente fino al 2024, però è adesso che Esposito ha mercato, è adesso che ha fatto presenza in nazionale, quindi è adesso che o si monetizza con la sua cessione oppure si va a rischiare di perderlo a estate 2023, magari a prezzo ridotto perché andrà in scadenza 2024. È adesso che la SPAL, secondo me, dovrebbe pensare di venderlo. Murgia, anche lui, va recuperato, se no con Murgia secondo me si monetizza poco, anche perché viene veramente da due stagioni decisamente complicate. Costa, per chiudere, spettasse a te ci fosse la possibilità di fare un solo inserimento da qui al primo settembre, quando si concluderà il mercato, dove metteresti le mani? Io la metterei in difesa. Abbiamo parlato del centrocampo, ma è in difesa che si sono viste le lacune più grosse. Meccariello, da esperienza, sì, è vero, però con lui nel reparto ci sono giocatori giovani. Arena a me è piaciuto molto con l'Empoli, però ha un po' fatica con la Regina. Magari avrà sentito anche l'emozione sicuramente dell'esordio in Serie B, però vedo corto il reparto dei centrali di difesa. Sulle corsie laterali, in difesa, Dickman è una garanzia. A sinistra, Celia e Tripaldelli possono anche alternarsi. A centrocampo si può fare con quello che c'è, i giocatori in numero ci sono per ruotare, quindi numericamente la SPAL c'è in tutti i reparti. Secondo me però manca un centrale di difesa che dia solidità e sicurezza al reparto e anche al portiere, perché anche in porta non vorrei vedere la stessa staffetta dell'anno scorso. Quindi hai qualche timore su quelle che sono le condizioni di Varnier? Mi pare di intuire questo, perché non ne hai parlato. Sì. Ho qualche timore, nel senso che anche lui viene da stagioni complicate. L'anno scorso non ha giocato tanto. In più i vari infortuni, insomma, non parliamo di un giocatore che fa dell'integrità fisica il suo punto forte, non nascondiamoci. L'altra sera erano titolari Meccariello, non si discute, e un esordiente in Serie B. In panchina appunto c'erano Varnier, che non ha giocato neanche con l'Empoli ovviamente, e dalle mura, che l'anno scorso era Pordenone, un giovane della Fiorentina. Insomma, per me manca qualcuno che dia esperienza e sicurezza a quel reparto. Grazie Costa, ci vediamo presto. È logico, noi siamo sempre lì al fianco dei biancozzurri. Buona serata. Anche a te Sandro, ciao a tutti. Ciao, grazie. E come di consueto non poteva mancare l'appuntamento anche con il super tifoso, da anni ci accompagna praticamente da quando abbiamo iniziato gli appuntamenti televisivi su Telestense con Lunedì Sport. Oltre ieri finalmente impegnatissimo, perché così come per gli sportivi
c'è la possibilità di tornare sugli spalti a incitare i loro beniamini, sono tornati i concerti, sono tornati gli spettacoli all'aperto, e così anche Andrea Poltronieri ha la possibilità di esprimere tutto il suo talento dinanzi al suo pubblico, sempre numerosissimo, così come quello del Paolo Mazza, un Poltronieri che così ha visto da super tifoso, come detto in precedenza, il debutto dei Biancoturri. Ciao ragazzi, sì. Ciao Sandro, ciao amici, ciao, come potete vedere tutte donne, e siamo qua davanti a un teatro, dobbiamo fare una serata e vogliamo parlare della prossima partita della SPAL contro l'Ascoli, che sarà la prima di campionato, giusto Sergio? Apre il campionato contro l'Ascoli, infatti, ma con la regina di Pitti. Secondo me l'abbiamo preso, abbiamo passato il turno con l'Empoli, sì. Quindi alla fine c'era un po' di euforia, giusto Francesco? Certo. E quindi era un amichevole, devo dire la verità che Pippo Inzaghi l'ha presa molto più sul serio, cioè lo vedevo molto motivato. Cosa dici? Mi è piaciuto Venturato, che stava pensando, ha pensato molto bene. Diceva per la prossima partita vedremo quello che fa da fare. Va bene, comunque la stagione è appena iniziata, ragazzi, c'è ancora molto caldo, la stagione è lunga, quindi vediamo di iniziare bene con l'Ascoli, perché era un amichevole quella con la regina. Sì. Iniziamo il campionato. Esatto. Va bene. Forza Spalle, ci vediamo presto. Forza molto presto. Ciao Sandro, ciao amici, ciao studio, ciao mondo, ciao tutti. Da Raul Bova è tutto, ci vediamo la prossima volta. E non ci fermiamo, perché questa sera è incalzante questa puntata di Lunedì Sport. Non ci sono gli ospiti, come detto in precedenza, torneranno a settembre, ma abbiamo la possibilità di sentire tanti pareri, tante opinioni sulla prestazione dei biancoazzurri in occasione del debutto di domenica con la regina, debutto amaro. E concludiamo questa carrellata con i colleghi, con i giornalisti di Fede e Biancoazzurra, con Davide Suattin di Estense.com. Ciao Davide, a mente fredda, una tua opinione è stata più che sul risultato, la prestazione della SPAL sabato. Ma dopo la vittoria in Coppa Italia ci si aspettava una prestazione che ricalcasse bene o male quella di Empoli, invece è arrivata una sconfitta che ci riporta un po' tutti sul pianeta Terra, ecco, è arrivata una doccia fredda. A mio avviso domenica sera abbiamo visto una SPAL un po' pasticciona, compassata, come ha detto lo stesso Venturato. Per certi aspetti anche lenta, imprecisa, centrocampo con Zanellato, e non si sono riusciti a vedere quelle trame di gioco, appunto, di cui dicevo prima. Ad Empoli è stato lasciato spazio un avversario come la regina, che non ci ha perdonato, e ovviamente quando si commettono due errori come in occasione degli ultimi gol poi diventa tutto più difficile, perché errori del genere in Serie B diventano imperdonabili, e infatti poi la regina ci ha punito. Ecco, quegli errori con cui abbiamo dovuto condividere costantemente nel reparto arretrato anche nella scorsa stagione. Sì, indubbiamente. Poi quest'anno, l'anno scorso si diceva, ma probabilmente parliamo di Vicari, ciclo, e quindi c'è bisogno di un ricambio, c'è bisogno di nuovi stimoli. Quest'anno, secondo me, la difesa è stata toccata, perché ovviamente con la cessione di Vicari si è corsi al riparo e si è andati a prendere nuovi innesti. Però secondo me, nonostante, al contrario di quello che dica Lupo, ovvero che il mercato in entrata sia chiuso in difesa, secondo me un innesto di esperienza in più sarebbe ancora cosa buona, visto che ancora c'è il tempo, perché comunque al netto di Meccariello, che sapevamo già dallo scorso anno che doveva essere il pilastro appunto della difesa, poi chi è arrivato, penso a Varnier e alle sue fragilità, penso a Dalle Mura e Arena, che comunque sono giovani di prospettiva ma che hanno bisogno di maturare, diciamo che non ci sono ancora le giuste garanzie per poter dire di avere una coppia di centrali affidabile, a mio avviso. Quindi a tuo giudizio sarebbe opportuno inserire anche un centrale nel reparto arretrato, perché si è parlato tante delle lacune sugli esterni, ma Davide, la tua opinione è che invece serva qualcosa anche A mio avviso sì, anche perché sugli esterni abbiamo visto che le difficoltà, più che altro non ha avuto spazio, i cross da quella parte arrivavano, ovviamente avendo la mantia in mezzo è necessario mettere più palloni possibili, però secondo me proprio dietro c'è la necessità di avere un altro perno importante da far coppia con Meccariello.
Mentre sulla sinistra del reparto arretrato, soddisfatto della coppia Celia? Anche lì secondo me qualcosa in più era da fare, perché comunque con Celia e Tripaldelli già lo scorso anno non eravamo stati abbastanza soddisfatti, quindi probabilmente qualcosina in più si poteva fare, nonostante comunque il mercato sia a mio avviso un ottimo mercato. Poi purtroppo la prima di campionato ci ha detto male, quindi però tutto è rimandato alle prossime per vedere se effettivamente viene confermata questa impressione che abbiamo, che ho io personalmente. Per cui tu ritieni che ci sia ancora tanto da fare sul mercato, oppure ti fermeresti esclusivamente al settore arretrato? Ma io l'attacco credo che come coppia la Mattia Moncini vada, anzi sia un lusso per la Serie B, e credo che appunto in avanti si siano fatti gli sport necessari di cui appunto avevamo bisogno. Centrocampo è un buon centrocampo, secondo me comunque si parlava di Proia, quindi eventualmente in caso di un'uscita di qualcuno innesto come Proia aumenterebbe anche quella gamba, quel passo di cui effettivamente c'è bisogno in mezzo. Ora c'è la concorrenza del Perugia spuntata in queste ultime ore per Proia, eh? E quindi esattamente, quindi ovviamente finché la SPAL non vende, stato chiaro, da Copina non si può pensare di acquistare. E secondo me sì, dietro mi avrebbe fatto piacere vedere qualche acquisto in più, qualche innesto in più di esperienza, se ci fosse stata l'occasione. Ecco, c'è questo discorso legato a Fiamozzi, tanto per non far nomi. Sì, sì. E lui è un esterno, cioè parliamo sugli esterni, perché sino ad oggi per quanto riguarda il discorso centrale non si è parlato, anche perché ha più volte con fermezza ribadito di essere soddisfatta di quello che è il pacchetto centrale. Sì, infatti dietro non credo che, comunque nonostante questi miei dubbi, venga fatto qualche altro movimento, perché credo che quelli siano i centrali e già da un pezzo penso che il mercato in entrata in quella posizione lì sia stato chiuso. Parlavamo di Fiamozzi, che è un altro nome caldo insieme a quello di Proia. Ovviamente andrebbe, talmente si era parlato dell'arrivo di Fiamozzi al posto di Digman, perché su Digman c'erano stati interessamenti del Pisa, del Como, poi in realtà sono stati interessamenti, quindi di Fiamozzi in caso di cessione di qualche altra pedina, si è parlato di questa eventualità, però è ancora tutto legato ovviamente alle cessioni, quindi è difficile parlarne ora, ecco. Ovviamente Digman e Fiamozzi da quella parte lì sarebbero un lusso, come lo sono la Mantia e Moncini in attacco, quindi sarebbe avere un titolare e una riserva che comunque sarebbe un titolare comunque. Ecco, Fiamozzi ha giocato spesso però anche a sinistra, quindi potrebbe essere un giocatore in grado di dare un contributo soddisfacente sia su una corsia che sull'altra, potrebbe essere sì, una sorta di jolly sotto questo profilo. Dipende, due terzini di cui la SPAL ha bisogno, due terzini di una coppia di terzini di lusso, importante. Un altro discorso su cui si sono centrate un po' le discussioni nel dopo gara è l'impiego a centrocampo di Mancosa. Ne abbiamo parlato anche con i tuoi colleghi. È la collocazione giusta per l'ex capitano del Lecce? Secondo me una delle cose che più appunto mi ha suonato come strana domenica sera è stata proprio quella, perché visto che la SPA sul mercato poi cerca un mediano di inserimento, ecco, di spinta, poi vedere Mancosi in quella posizione lì che non ha quelle caratteristiche mi ha un po' suonato strano. Secondo me Mancosi deve stare dietro le due punte per la qualità, per la tecnica che ha e come aveva giocato ad Empoli, come l'avevamo visto già diverse volte da questa stagione, ecco. E Maestro dove lo mettiamo? Poi lì si aprirebbe un altro ballottaggio importante, a meno che Maestro non si sacrifichi e arretri un pochino, però lì diciamo da un punto di vista è una cosa buona che comunque ci sia concorrenza dietro le due punte, e comunque aumenta anche la qualità della squadra, però ovviamente sono valutazioni a cui spettano avventurato. Di certo non penso che sia la posizione giusta quella vista l'altra sera di Mancosi in quel reparto lì, ecco. Per chiudere, Davide, un altro argomento di cui si è parlato anche alla vigilia della gara di domenica, prima di conoscere le scelte di Roberto Ventunato, è quello legato al portiere. Domenica abbiamo visto alla guardia dei pali della SPAL Alfonso. Sì, leggendo anche le pagelle dei colleghi, Alfonso è stato tra i migliori in campo, se non il migliore. Devo dire che
inizialmente si era partiti con l'idea di avere Demba tra i pali titolare, poi Alfonso è stato bravo a ritagliarsi uno spazio e ha sfruttato questo momento di Demba, che sappiamo che non era disponibile in occasione della Coppa Italia perché appunto si stava sposando, quindi di conseguenza Alfonso è stato bravo a farsi trovare pronto e comunque diciamo che va ad alimentare quelle sensazioni che si avevano prima, ovvero che la SPAL possa comunque contare su un dodicesimo, che sia uno o l'altro, che possa benissimo fare titolare. Abbiamo avuto la risposta con un paio di interventi importanti l'altra sera, il passivo che poteva essere anche più importante, e invece ci siamo limitati, se si può dire, definire così, al 3-1, che comunque è un risultato che deve far riflettere, perché per il mercato che è stato fatto e per le aspettative che ci sono, soprattutto per come Tacopina aveva presentato l'inizio della stagione, con squadra con motivazioni importanti, non prime donne e via dicendo, purtroppo non sembra essere cambiato lo scorso anno, quindi ci sarà sicuramente da invertire il trend di marcia sin dalla prossima contro l'Ascoli. Velocissimamente, dove collochi la SPAL in un'ipotetica posizione di classifica finale? Senza spiegazioni, solo la posizione. La fascia. Secondo me l'anno scorso, il primo anno con Rastelli non ci siamo riusciti. Secondo me quest'anno settimo, ottavo posto, da quelle lì ci si potrebbe arrivare, sperando che la spalvista non sia quella, sperando che la regina sia veramente forte e quindi la spalvista non sia quella, non sia così, così debole, ecco. In caso contrario dovremmo veramente preoccuparci, non voglio nemmeno lontanamente pensare che la SPAL sia quella vista in podomenica. Grazie Davide ancora per la tua disponibilità. Ciao, Sandro, buona serata. Sabato si torna in campo, c'è subito la possibilità di riscattare il passo falso con la regina alle 20:45. Bianco-azzurri ospiti dell'Ascoli, come di consueto abbiamo la possibilità di sentire la presentazione degli avversari dai colleghi dell'altra sponda. Oggi abbiamo sentito in casa Ascoli il collega di Piceno Time, Marco Amabili. Ciao Marco, grazie per la tua abilità. Ascoli che parte nel migliore dei modi, quindi che avversario troverà la SPAL sabato? Ciao Alessandro, l'Ascoli ha iniziato al meglio questa stagione, sia nel precampionato con la prestigiosa vittoria per 1-0 a Trigoria contro la Roma, sia in Coppa Italia vincendo 3-2 a Venezia, nonostante Venezia comunque causa Covid avesse tanti ragazzi la primavera in campo, e poi l'esordio positivo in campionato, il 2-1 contro la Ternana di Lucarelli, un buon primo tempo con le reti di testa di Botteghin e Collocolo su corner di Caligara, poi qualche sofferenza nella ripresa, ma tutto sommato un successo meritato, quindi diciamo c'è entusiasmo qui nel capoluogo piceno, 3.650 di abbonamenti, bellissima cornice di pubblico in occasione del match con la Ternana con 8.500 spettatori. Insomma, c'è fiducia per cercare di poter ripetere la stagione dell'anno scorso, che ha visto i bianconeri arrivare fino ai playoff con l'amara eliminazione poi al turno preliminare contro il Benevento. Non tante variazioni, però mirate. E poi cosa vi aspettate ancora in questo ultimo periodo di mercato? È stato un mercato secondo me intelligente finora, quello portato avanti dal direttore sportivo Marco Valentini, non ci sono stati stravolgimenti ma innesti mirati, soprattutto giovani. L'ossatura della scorsa stagione è rimasta, è andato via Maestro, non è stato riscattato Zaggiù che poi è finito in Serie A alla Cremonese, ma comunque diciamo che 9 undicesimi della squadra dell'anno scorso è stato confermato. In avanti è arrivato proprio la settimana scorsa Cedric Gondo, partito titolare contro la Ternana per assenza per squalifica del capitano Federico Dionisi, è arrivato anche l'ex Perugia Zerano, è arrivato Amato Ciciretti, insomma col cambio di modulo. Tu Alessandro sai che l'anno scorso Sottil giocava come la SPAL di quest'anno, 4-3-1-2, quest'anno invece si è passati al 4-3-3, quindi sono arrivati tanti esterni, oltre a Bidawi abbiamo Fazzerano, Ciciretti e lo svizzero Lungoi, quindi un gioco diverso, non c'è più il trequartista e il riferimento in attacco è diventato Gondo, che a questo punto è in ballottaggio con il rientrante capitan Dionisi. Le aspettative, come detto, è quello di stare in pianta stabile nella parte sinistra della classifica, cercando di poter ripetere l'accesso ai playoff per la seconda stagione consecutiva. Un atteggiamento tattico simile a quello che ha messo in campo Inzaghi domenica con la regina qui a Ferrara, e ha messo in grande difficoltà la squadra di Venturato. Esattamente, Bucchi tra l'altro è un amante del possesso palla, della costruzione da dietro,
fa molto affidamento ovviamente sui due esterni larghi, Lungoi che tende più a centrarsi verso il mezzo, mentre Bidavi lo conoscete tutti, è un giocatore che se è in giornata sulla sinistra fa la differenza, anche se con la Ternana ha avuto qualche difficoltà, ha avuto il possente di Akite, un ragazzo di gamba che lo ha controllato molto bene. E quindi è un Ascoli leggermente cambiato tatticamente rispetto alla scorsa stagione, però i punti di forza rimangono sempre gli stessi, ovvero il portiere Reali, la coppia centrale formata da Botteghin e Bellusci, eccezionali entrambi contro la Ternana, in cabina di regia c'è sempre Buchel, le due mezze ali sono Collocolo e Caligara, anche perché Saric è in uscita sul mercato, e davanti, come detto, Bidawi a sinistra, intoccabile, a destra o Lungoi o Falzerano, e poi davanti questo ballottaggio Gondo Dionisi. Noi vi dobbiamo ringraziare perché avete lasciato libero Fabio Lupo, che ci sta muovendo molto bene, lo stiamo apprezzando dentro e fuori dalla stanza dei bottoni. Ma Fabio Lupo, oltre a essere una persona molto gentile e garbata con cui si lavora a meraviglia, è un grande professionista. Ad Ascoli comunque ha portato avanti un buon mercato nella scorsa stagione, e poi per alcuni disaccordi, per alcune discrepanze con la società ha dato le dimissioni ad ottobre, nonostante la squadra fosse in piena zona playoff, si è rimesso in carreggiata, gli auguro tutto il meglio perché è una persona seria, e ben sai Alessandro che nel calcio persone serie, garbate e competenti non se ne trovano tantissime. Grazie anche per la tua disponibilità, oltre che per aver lasciato libero Fabio Lupo. Buona serata, se tutto va bene ci vediamo sabato a Ascoli. Ciao Alessandro, buon proseguimento, ci vediamo sabato a Del Duca. Grazie. Ed eccoci in chiusura, abbiamo analizzato la situazione a 360 gradi, siamo partiti dalla sconfitta che nessuno si aspettava, diciamoci la verità, nel debutto domenica con la Regina. Abbiamo dato uno sguardo anche a quelli che potranno essere i movimenti di mercato, a quelli che auspicheremmo possano essere i giocatori in grado di rinforzare la rosa attualmente a disposizione di Roberto Venturato. Abbiamo presentato il prossimo avversario della SPAL che è l'Ascoli, ed ora non ci resta che congedarci da voi. Vi diamo appuntamento lunedì, questa volta torniamo nel nostro giorno canonico con la seconda puntata di Lunedì Sport Estate edizione 2023-2024. Grazie a tutti per l'attenzione, a tutti voi la più cordiale buona serata.